Salve a tutti amici di YouTube, oggi faremo il video con questa straordinaria macchina che nasce per il mercato ovviamente estero, questo in particolare per il mercato tedesco, come potete notare. Sì, una Privileg ibrida elettromeccanica. Qui come potete vedere 600-1200 giri. Perché perfettamente conservata, come potete anche notare. E oggi faremo questo bel lavaggio di tappeti, vedete? Bei tappettoni. Voglio aggiungere una cosa, che la macchina è stato aggiunto il sistema di ricircolo jet system, però da sopra la vasca, non dal soffitto qua. No, da sopra la vasca. Perché quelle che nascevano con il jet system avevano il contrappeso qua davanti, nella parte frontale della vasca, era fatto praticamente, veniva realizzato dove girava sì tutto attorno, però rimaneva uno spazio qui in alto, rimaneva uno spazio dove veniva predisposto il fatto del circuito del jet system. Quelle che nascevano senza jet system, il contrappeso in cemento è tutto un blocco unico. Invece, quelle che avevano il jet system non era un blocco unico e avevano questo, veniva lasciato questo spazio diciamo, nella parte superiore, di circa diciamo 20 centimetri, con un ferro che era quello che veniva poi il ferro che veniva utilizzato che teneva tutto il contrappeso, però rimaneva lo spazio sufficienza per essere il manicotto che scende del ricircolo e va a finire nell'ugello del soffitto. Ecco perché non ho potuto farlo qua. Avrei dovuto rompere la parte di cemento e purtroppo no, perché se rompo la parte di cemento si può fare, però il problema è che poi con le forti vibrazioni col tempo si sgretola. Quindi o viene realizzato già così, come vi ho detto, con la predisposizione per dove c'ha questo spazio, o se no, no. E allora per quello che ho scelto l'opzione da sopra la vasca. Va bene, dopo le chiacchiere passiamo ai fatti. Vabbè, quello che vedrete voi direte qui, ma è come nelle nostre vecchie zoppe. Sì, esteticamente diciamo non è che cambiava tantissimo. Infatti io qui di fianco c'ho una Zoppas che, vabbè, questa era già la serie dopo della Zoppas, però se vedete la forma del cassetto praticamente è uguale. I tasti cambiava un po', diciamo il cruscotto che veniva, poi dipende dai modelli perché cambiava molto anche dai modelli, però rimanevano sempre molto minimaliste, ecco. Da noi erano un po' più pittureschi, ecco. Comunque, adesso invece passiamo a quello che è il lavaggio. Quindi apriamo l'oblò, okay, infatti come potete vedere, carichiamo la nostra lavabiancheria. Questa praticamente la darebbero come 4,5 kg. Bene,
1200 giri, di questa c'era anche la versione a 1400. Però mi sembra che le più diffuse erano queste qua, 1200. Chiudiamo il nostro blocco, bene, appoggiamo perché sennò faccio anch'io fatica a... e mettiamo il detersivo, dove ci aggiungerò, andrò ad aggiungere anche un po' di ossigeno. Quindi torniamo con, userò l'Omo, Omo Color and Care, vedete, e metterò un po' di candeggina delicata, che poi sarebbe, vabbè, ormai detto straridetto, ossigeno. Andiamo a metterla. Non bisogna esagerare perché è un ottimo prodotto questo. Peccato che per l'Italia, al di là che è stato tolto il marchio Omo già da tanti tanti anni, ma la Unilever per l'Italia no, si è fermata praticamente all'isoforma e basta. E come potete vedere anche il cassetto cambia leggermente rispetto ai nostri, ecco, così va bene come quantità. E poi aggiungerò in secondo fase, bene, andiamo a impostare il programma, quindi metteremo il B, vedete, quindi questo sarebbe il breve, però non è più la funzione breve, ma è diventato un extra risciacquo che io andrò ad aggiungere. Quindi questo da breve, tasto breve, è diventato tasto extra risciacquo. Andiamo a mettere la temperatura di 50 gradi. Ok, e direi che possiamo partire. Questo è una macchina che è stato un regalo da parte di un amico, un vero amico, ed è stato veramente un bellissimo regalo. Aggiungiamo un po' di candeggina delicata. Io quasi quasi spegnerei sta luce. E dai, più carino così. Thank you.
ancora si devono bagnare bene, trabocco. La Zoppas che ho a fianco, devo sostituire il timer. A questa macchina non voglio fargli nessuna modifica, la voglio lasciare proprio, scusate, la voglio proprio lasciare originale, come, a parte avere invertito la funzione invece di rapido, aver messo l'extra di sciacquo, preferisco non fare altro, ecco, così va più che bene. Siamo nella fase di riscaldamento. Ho fatto ovviamente uno scatto in avanti. Poi
controlleremo la temperatura. Ancora un attimo di pazienza. Ecco, ho fatto altri due scatti. Qui esempio fa delle pause più lunghe e sempre nella fase di riscaldamento, attenzione. Bene, siamo nella fase che ha fatto lo scatto del 51 gradi, che poi può variare, 51, 58, 57, 51,2, però sono 50 gradi. Adesso sta facendo le rotazioni intensive.
scarico acqua di fine lavaggio.
Primo risciacquo. Thank you.
scarico acqua del primo risciacquo e centrifuga intermedia. Secondo risciacquo. Thank you.
carico acqua del secondo risciacqua e centrifuga intermedia. Terzo risciacquo. Carico acqua del terzo risciacquo, centrifuga intermedia.
quarto e ultimo risciacquo con ammorbidente. E ho usato il coccolino professional. Carico acqua del quarto e ultimo risciacquo e centrifuga finale.
Thank you.
e adesso inizia la fase di srotolamento. Ecco, uno scatto. Sì, la pompa è un po' rumorosa, lo so, tanto questo me lo metterete evidenziato, però finché funziona e scarica non la sostituisco, anche se è rumorosa. Perfetto, e con questo abbiamo concluso il nostro ciclo di lavaggio. Bene, si è sbloccata. Centrifugata anche molto bene, ottimo. Adesso la metterò nell'asciugatrice. Con questo chiudiamo questo video. Se vi è piaciuto lasciate pure un like sul mio canale e ci rivediamo con dei prossimi video. Ma torneremo a fare dei video anche con questa Privileg. Ciao a tutti, ai prossimi video.